È innegabile che il sogno, il mondo onirico e il mondo del subconscio, dell'inconscio, sia una delle scoperte eminentemente moderne e contemporanee. È inutile, ricordare come le scoperte di Freud, di Jung e di tutta la psicologia, la scoperta dell'inconscio, quel mondo che noi non conosciamo ma si rivela a noi attraverso i sogni, sia una scoperta della contemporaneità o comunque dell'ultimo secolo della nostra esistenza. E curiosamente tutti dicono che Tolkien sia un autore escapista, medievalista, antimodernista, contrario alla modernità. E poi curiosamente, invece, all'interno della sua opera c'è un'importanza decisiva, del sogno e del mondo onirico. In questo video vorrei brevemente presentare come Tolkien affronta il mondo del sogno e di come il sogno nella sua opera riveli diversi aspetti di sé. Non è semplicemente un qualcosa legato all'inconscio che esprime le paure, i desideri repressi dell'individuo, ma che abbia anche delle importanti connotazioni profetiche, okay? E invece possa anche far spostare la coscienza dell'individuo in altri luoghi e in altri individui. E basta prendere, per esempio, già la prima opera narrativa di Tolkien importante, che è L'Hobbit, e proprio qua vediamo che il sogno, in alcuni casi, rappresenta sicuramente quello che noi attribuiamo al sogno, cioè un qualcosa che esprime un disagio interiore, o comunque un qualcosa che noi non riusciamo a spiegarci. Ed è il caso, per esempio, della canzone dei nani, famosissima perché ha visto poi la nuova trilogia dell'Hobbit di Peter Jackson, si ricorderà questo canto dei nani che suscita in Bilbo così tante emozioni che alla notte Bilbo è agitato a causa delle parole di questa canzone. Inoltre, dopo aver lasciato le montagne nebbiose, Bilbo sogna di notte di girare per i cunicoli della sua casa cercando qualcosa che nemmeno lui riesce a trovare. Poi però vediamo che il sogno è anche anticipatore di quello che sta per avvenire. E questo lo vediamo precisamente quando sotto le montagne, Bilbo insieme ai nani, prima dell'attacco dei Goblin, perché siamo nelle montagne, nell'episodio che porterà la compagnia dei nani di Bilbo ad affrontare i Goblin nella loro città e il grande re orco, il re dei Goblin, Bilbo si addormenta e sogna che la parete di roccia vicino a lui progressivamente si apre e scompaia. Lui si sveglia impaurito e scopre che la parete di roccia vicino a lui effettivamente si è spalancata e che si è aperta una voragine nella quale scompaiono progressivamente tutti i personaggi. Quindi si realizza quello che lui ha effettivamente sognato. Poi un secondo caso è quello che si verifica a Bosco Atro, o Bosco Tetro, così come lo vogliamo pronunciare, a seconda della traduzione, e che vede il risveglio del nano Bombur. Avete presente il nano Bombur, quello ciccione, quello che pensa sempre a mangiare. Il nano Bombur si è addormentato perché è caduto nelle acque che scorrono all'interno di questo bosco. Sono delle acque magiche, incantate, che fanno crollare addormentato chiunque le tocchi. A un certo punto Bombur si sveglia e si rammarica del fatto che gli altri lo abbiano svegliato e dice: "Avrei fatto meglio a non svegliarmi, stavo facendo un sogno così bello. Sognavo di camminare in una foresta abbastanza simile a questa, ma illuminata da torce sugli alberi, da lampade che pendevano dai rami e da fuochi che ardevano sul terreno. E c'era una grande festa che continuava all'infinito. C'era un re dei boschi con una corona di foglie e
E tutti cantavano allegramente e non potrei elencare né descrivere le cose che c'erano da mangiare e da bere. Da lì a poco i nani e Bilbo scopriranno che intorno per il bosco si verifica proprio questo, cioè si imbattono in queste visioni di elfi che festeggiano con il re Tranduil e loro arrivano per festeggiare e poi scoprono che si tratta di un'illusione o di una magia. Quindi anche in questo caso il sogno si fa anticipatore di una realtà, anche se questa realtà è frutto di una percezione già modificata, adulterata. Quindi già nell'Hobbit noi vediamo come il sogno rappresenti un qualcosa di ambiguo e di difficilmente definibile. Poi invece quando passiamo al Signore degli Anelli le cose si fanno ancora più complesse. Infatti noi incontriamo il tema del sogno affrontato per la prima volta nella casa di Tom Bombadil. Noi vediamo innanzitutto che la casa di Tom Bombadil ha a che fare con l'acqua e con la tematica dell'acqua. Gli Hobbit sono appena venuti da una situazione di morte caratterizzata dall'acqua. Il vecchio uomo Salice nella vecchia foresta che vive vicino a un corso d'acqua. E sono stati salvati da Tom Bombadil. Il vecchio uomo Salice ha tentato di uccidere gli Hobbit, che finiscono quindi nella casa di Tom, che vive insieme alla ninfa Baccadoro, che è la figlia del fiume. E la ninfa Baccadoro ha a che fare eminentemente con l'acqua, e anche la sua voce sembra sgorgare dall'acqua. E non a caso, di notte, gli Hobbit sognano. Fanno dei sogni che hanno a che fare con l'acqua, per esempio Pipino sogna di annegare. E inoltre Frodo nella casa di Tom Bombadil sogna Gandalf prigioniero, sogna Isengard, il pinnacolo di Orthanc, e vede sul pinnacolo di Orthanc stagliarsi una figura dai capelli bianchi che è quella di Gandalf, che viene portato via da un'aquila ed è quello che è successo veramente a Gandalf, come confermerà tra l'altro lo stesso Gandalf al consiglio di Elrond. Però la cosa strana è che in questo caso il sogno non rappresenta una profezia sul futuro, perché Gandalf è già stato salvato da Orthanc, da Gwaihir, re delle Aquile. Quindi in questo caso il sogno rivela una realtà già avvenuta, ma lo si scoprirà solo dopo al consiglio di Elrond. Inoltre, nella casa di Tom Bombadil avviene forse il sogno più importante dell'intero romanzo, che è di difficilissima decifrazione. Infatti, la notte prima della partenza, prima di partire per i Poggi Tumuli, Frodo fa un sogno che costituisce, ecco, parte di quel fondamentale fascino che riveste questo romanzo, perché infatti il testo dice: quella notte non sentirono rumori, ma se in sogno o no, non lo sapeva, Frodo sentì un canto soave nella testa, una canzone che sembrava giungere come una fioca luce dietro una grigia cortina di pioggia e diventare poi sempre più forte, in modo da trasformare tutto quel velame in vetro e argento, finché, quando fu riavvolto, una campagna verdeggiante si schiuse in lontananza innanzi a lui sotto una repentina aurora. Perché è importante questo sogno di Frodo? Perché è esattamente quello che Frodo proverà alla fine del romanzo, quando, prendendo l'ultima nave elfica dai grigi porti, vedrà realizzarsi, una volta che sarà nel mare, sulla nave che lo porta a Tol Eressëa, la visione che ha avuto in questo sogno nella casa di Tom Bombadil. E il testo dice: e la nave guadagnò l'alto mare e sottentrò Occidente, finché in una notte di pioggia Frodo sentì al fine nell'aria una soave fragranza e udì il suono di canti portati dalle acque. E allora gli parve che, come nel sogno a casa di Tom Bombadil, il grigio velario di pioggia si facesse tutto di vetro argentato e venisse ritratto, e contemplò bianche prode e al di là una verde terra lontana sotto un rapido sorgere del sole. È un particolare affascinante, non si sa bene perché Tolkien stabilisca questo parallelismo, soprattutto perché il sogno iniziale di Frodo si è tenuto nella casa di Tom Bombadil, cioè uno dei personaggi che
più difficili da decifrare all'interno del romanzo. Ma questo particolare è fondamentale, perché questo sogno stabilisce un legame proprio con il finale, in cui Frodo parte per la sua residenza purgatoriale di Tol Eressëa e forse finalmente troverà la pace. E è Peter Jackson che nel film del Signore degli Anelli ha ripreso queste parole mettendole in bocca a Gandalf per confortare Pipino durante l'assedio di Minas Tirith. E così facendo, utilizzando quelle stesse parole della bianca cortina in cui si vedono sponde all'alba e verdeggianti, ha sterzato Peter Jackson decisamente su una lettura in senso cristiano dell'opera di Tolkien. Invece Tolkien rifiuta di spingere la narrazione oltre i confini del nostro mondo, ma comunque di fatto già assiste Frodo con una fugace visione salvifica, che è proprio quella che si è svolta nella casa di Tom Bombadil. E quindi probabilmente il sogno ha anticipato il futuro, addirittura il sogno ha anticipato in visione una visione futura. Forse è stato un presagio di morte, o forse è stato un soccorso di fronte a un futuro apparentemente senza speranza, come quello che sta vivendo Frodo, che sta fuggendo dalla contea con l'anello senza sapere cosa fare, e che poi alla fine del romanzo è altrettanto senza speranza perché è malato, ferito e non riesce più a riaversi anche se la sua missione è finita. Subito dopo questo sogno nella casa di Tom Bombadil, gli Hobbit hanno l'avventura sui Poggi Tumuli con lo spettro dei tumuli. E la cosa interessante è che gli altri Hobbit, mentre Frodo sta sveglio, gli altri Hobbit cadono sotto l'influenza dello spettro dei tumuli e quando vengono salvati da Tom Bombadil, Merry si sveglia e racconta di aver sognato un'esperienza che non è la sua, ma quella di un uomo ucciso da una lancia un secolo prima, probabilmente nello stesso luogo, e esclama: "Gli uomini di Carnadum ci hanno assalito questa notte, ci hanno sconfitto, ah, la picca nel cuore." Poi si tastò il petto. "No, no," disse riaprendo gli occhi, "che vado dicendo? Ho sognato." Quindi, in questo caso, la coscienza di Merry è andata a osservarne un'altra uccisa nel passato. Quindi il sogno veicola una strana esperienza di viaggio della coscienza e di alterazione della coscienza. Ecco, non c'è da stupirsi se perfino Timothy Leary, il grande fondatore della psichedelia, abbia preso Il Signore degli Anelli come uno dei suoi romanzi preferiti e fondamentali per l'evoluzione del suo pensiero, chiamiamolo così. E inoltre, un riferimento al sogno c'è nella terra di Lothlórien. È un riferimento non diretto. La Compagnia dell'Anello arriva a Lothlórien dopo che ha perso Gandalf, che è caduto nella voragine insieme al Balrog, e arriva logorata dal dolore e dalla sofferenza, dalla fatica, e ha modo di riprendersi nella terra di Galadriel. Ecco, Lothlórien o Lórien significa in elfico fior di sogno e terra del sogno. Non è un particolare da sottovalutare. Lothlórien rappresenta una terra di sogno, una specie di paradiso in terra, di paradiso terrestre, che ancora una volta però ha a che fare con una sorta di alterazione della coscienza. A Lórien tutto ricorda una specie di primavera perenne. I fiori sono sempre verdi, gli alberi sono sempre in fiore, ci sono sempre colori accesi e non arriva mai l'inverno, non cambiano mai le stagioni, addirittura il tempo non passa mai, è cristallizzato in quella situazione. È un angolo di paradiso, un angolo di terra in periture nella terra di mezzo. E però è uno stato di percezione alterata, perché noi sappiamo che invece il tempo dell'uomo non si svolge così. Ci sono delle stagioni, c'è una periodicità e tutto il Signore degli Anelli ha a che fare con una riflessione sul tempo e sul modo in cui gli uomini devono impiegare il loro tempo. E quindi anche Lothlórien si caratterizza proprio per questo suo particolare che la rimanda al sogno, come terra di sogno, come fortemente ambigua. E poi l'ultimo episodio in cui c'è il sogno vero e proprio è quello raccontato da Boromir al consiglio di Elrond.
Boromir arriva e dice: "Vengo a chiedere consiglio e la delucidazione di difficili parole. Alla vigilia di un assalto improvviso, mio fratello, Faramir, fece un sogno durante un sonno agitato. E in seguito un sogno simile gli si ripresentò più volte, una anche a me. È il sonno che riguarda il cercare la spada che è stata rotta, quella di Aragorn, e il flagello di Isildur, che è l'anello." Quindi il sogno si è presentato per la prima volta a Faramir più volte e gli ha detto: "Vai a cercare la spada che fu rotta e vai a cercare il flagello di Isildur." E solo dopo si è presentato in sogno a Boromir. Questa cosa è molto importante perché rappresenta una caratteristica profetica dell'ambito onirico. Però anche qui le cose stanno in maniera un po' più complessa di quanto potremmo pensare. Perché è facile pensare che sarebbe stato Faramir a dover partire per Valforra o Gran Burrone, come lo volete chiamare. Ma invece, per decisione del padre, è partito Boromir. Ovviamente Boromir è il cocco del papà, è il preferito, e quindi il padre, il sovrintendente di Gondor, Denethor, ha spedito Boromir a Valforra. Però, ovviamente, col senno di poi, noi sappiamo che Boromir ha ceduto perché voleva mettere le mani sull'anello. Invece Faramir è quello buono, Faramir è quello che resiste alla tentazione. Allora avremmo potuto dire: allora doveva andarci Faramir e le cose sarebbero andate meglio. Però, sempre col senno di poi, la cosa interessante da notare è che se effettivamente fosse partito Faramir, allora Boromir non avrebbe attaccato Frodo ad Amon Ra, quindi non l'avrebbe spinto ad abbandonare la compagnia e non l'avrebbe spinto a prendere la barca per partire da solo insieme a Sam per Mordor. Ma non ci sarebbe stato nessun attacco, la compagnia sarebbe rimasta unita e sarebbe probabilmente giunta a Minas Tirith, cioè nel paese di Gondor, tutta intera. Lì avrebbe trovato il posto di Faramir Boromir, che probabilmente avrebbe ceduto al fascino dell'anello e si sarebbe impossessato dell'anello e sarebbe andato contro Sauron con l'anello incontro a chissà quale disfatta o alla creazione di un nuovo Signore Oscuro. In alternativa, per chi si ricorda la storia, Frodo e Sam si imbattono in Faramir nei boschi di Lithilien ed è lì che avviene tutto l'incontro e la conoscenza di Faramir da parte dei due hobbit. In quel caso Faramir viene tentato anche lui dell'anello, però resiste perché lui è un giusto e quindi non vuole prenderlo per sé. Probabilmente a ruoli invertiti Frodo avrebbe incontrato Boromir nelle foreste dell'Ithilien. In quel caso Boromir, che avrebbe avuto i suoi comandi e il suo manipolo di uomini, si sarebbe impossessato dell'anello e la situazione sarebbe finita. Quindi è molto interessante notare come in questo caso il sogno abbia detto una cosa, probabilmente alla persona giusta, ma che la decisione presa da Denethor è stata altrettanto giusta, ma che alla fine il risultato è stato quello giusto. Quindi, di fatto, la provvidenza ha agito e operato attraverso una decisione sbagliata che andava addirittura contro il sogno profetico che si era rivelato. Tutti aspetti che quindi rivelano la complessità di Tolkien, il suo modo di affrontare le cose in maniera mai netta, mai chiara, ma sempre ambigua e problematica. Di questo e altri argomenti, perché nel libro ce ne sono veramente tonnellate, parlo nel mio libro Leggiamo insieme Il Signore degli Anelli, che uscirà per Fede e Cultura nel mese di novembre.